esercizio molto difficile da imparare e allo stesso tempo rarissimamente, anzi mai, le persone da autodidatta riescono a capire qual è il movimento ottimale. Visto che continuamente ci chiede come si fa lo stacco su Lumo, proviamo a fare un video didattico, tecnico, con Riccardo Rollo, che è un atleta che riesce a prendere molti chili da questa alzata grazie a una gestione tecnica veramente ottima. Guardiamo quali sono le caratteristiche di questa alzata, cosa bisogna guardare, perché comunque trovo atleti molto forti ma che non riescono a sviluppare al meglio il loro potenziale, in gara non sollevano quello che potrebbero o in allenamento non riescono a prendere tutto quello che potrebbero prendere da questa alzata semplicemente perché sbagliano palesemente dei passaggi. Vediamo Riccardo come fare questo. Ok. Allora, primo passaggio. Allargo le tibie sugli 81, appena fuori gli 81. Mi concentro sui piedi, vado giù a cercare il bilanciere. Va bene, aperto. Ok, bilanciere trovato. Sempre approccio con i piedi sul pavimento, aro nella pancia, afferro il bilanciere, avvicino la pancia al bilanciere, punto i piedi a terra, spingo coi piedi, chiudo. Prima cosa l'approccio, l'approccio deve essere un approccio rilassato, altrimenti la gente si rigidisce e non riesce a spingere ottimalmente col piede. Quindi cerco il piede, rilassato, vado in pulsata a cercare il bilanciere. Bilanciere trovato, ok. Aria. Afferro il bilanciere. Mi incastro avvicinando la pancia, puntando i piedi a terra. Senza fretta spingo con i piedi il bilanciere. Penso di appendere le mani al bilanciere. Avvicino la pancia al bilanciere, puntando i piedi a terra e spingo. Visto così sembra facile. Il problema, come faccio a sviluppare tutti questi passaggi? Sto rilassato, ma allo stesso tempo tiro, avvicino la pancia al bilanciere, spingo, con che timing spingo? Proviamo a usare dei giochini didattici che ci aiutano ad apprendere meglio la cosa e farla diventare uguale a quello che uno fa con naturalezza dopo tanto lavoro tecnico. Allora, Riccardo ha detto bene, scende sul bilanciere, lo prende in mano. Lo cerco. Ci sono altri modi per avvicinarsi al bilanciere. Si può anche direttamente prendere mano al bilanciere e poi avvicinarsi. Quello è una cosa molto individuale. L'importante è che una volta che ha il bilanciere in mano, cerchi di avvicinare la pancia al bilanciere. Come fare? Un buon mezzo è quello che sta facendo lui. Attivo il gran dorsale. Per qualcuno un po' più rigido, penso anche di buttare leggermente fuori le ginocchia, cioè che mi apro verso il bilanciere. Fai, apriti, tira e spingi. Quindi spezzettare in due l'alzata, pensando a una fase in cui tiro il bilanciere tra il dorsale e spingo il bilanciere. Ancora. Tiro il bilanciere, vedete il gran dorsale che si attiva e spingo il bilanciere. Ok. Via fare molta attenzione, stop. Quando si fa questa operazione di non irrigidirsi a livello dei trapezi e non aprire il petto, il gioco della fare non è apro il petto, ma attivo il gran dorsale e avvicino la palla. Vai, piedi. Sentire più sulle mani, spingere lentamente il primo passaggio, molto importante, non dovete cercare la velocità nei primi centimetri, e accelerare.
Quindi il carico deve essere sufficientemente alto da essere allenante, ma non troppo da, da farvi perdere controllo e da farvi cercare dei compensi. E allo stesso tempo, come avete visto, la velocità di esecuzione, anche in un esercizio svolto abbastanza al limite, come abbiamo visto prima, deve essere sempre estremamente in accelerazione, sempre dinamica. Partenza lenta e finale accelerante.